tanta, tantissima pazienza, perché i chiodini andranno lavati uno ad uno. Aggiungo dell'aceto. Quest'ultima fase durerà qualcosa come 2 giorni. Sono passate circa 12 ore e quindi facciamo un primo controllo della situazione. Qui sotto i funghi pressati, e quindi come prima cosa, eccola qua, questa è l'acqua, veramente tanta, che hanno buttato sotto la pressione. Anche in questo caso, se non utilizzavo questo espediente, me la sarei mangiata tutta, e vi assicuro che è veramente cattiva. Proseguo quindi rimescolando i funghi utilizzando un cucchiaio di legno, e a questo punto ripeto l'operazione. Rimetto il piatto che fa da base. L'importante è esercitare pressione per un paio di giorni. 3 è già eccessivo, perché poi subentra un rischio di altro genere, che è quello che si possano formare muffe, che chiaramente sarebbero molto poco gradite. 24 ore, secondo check control. I funghi, si vede chiaramente, sono ancora abbastanza umidi. In questo caso si vede chiaramente il fondo dell'acqua che hanno espulso. Buttiamola di nuovo. A questo momento in poi ne butteranno giusto una tazzina. Quanto più saranno spremuti, diciamo, con questo sistema pressorico, e quanto più diventeranno buoni. Quindi ancora un paio di controlli domani, e poi dopodomani, al massimo anche domani sera, procederò alla parte successiva, che anche secondo me la più divertente e la più gratificante. Dopo un giorno e mezzo, terzo check control. E dopo le ultime 12 ore, l'ultimo controllo per togliere l'acqua. Questo chiaramente è il momento più bello, quello in cui mi dedico al confezionamento del prodotto finale. Qui ci sono i funghi che sono rimasti sotto pressione per circa 2 giorni, tolgo i pesi, tolgo il piatto e con il cucchiaio di legno e molta gentilezza li faccio rivivere. Li rimuovo grazie allo scolapasta. Sul fondo della pentola possiamo vedere per l'ultima volta il liquido che hanno scaricato in questi giorni di pressione. Il liquido lo buttiamo e li lascio qui tranquilli a riposare un attimo mentre preparo il necessario. Nella lavastoviglie ho preventivamente lavato i barattoli e i relativi tappi. La lavastoviglie sterilizza e quindi sono già pronti per accogliere la mia opera. Un olio di oliva, non extravergine, olio di oliva. Per abitudine noi consideriamo l'olio di oliva meno qualitativo rispetto all'olio extravergine, ma in questo caso è importante che sia proprio olio di oliva semplice, costa di meno e ha un tono un po' più delicato, che aiuterà a armonizzare molto meglio i sapori quando passeremo nella fase di degustazione. E infine
arrivano i sapori. Prezzemolo, aglio, in questo caso peperoncino. Dopo aver lavato per bene il prezzemolo e il peperoncino, preparo con il mio robot da cucina la base aromatica dei nostri chiodini. Divido i peperoncini in 2-3 pezzi. Bisogna fare moltissima attenzione in questa fase a non stropicciarsi gli occhi, a mettere le dita nel naso, nelle orecchie, perché in questo momento le mie dita sono un'arma letale. Procedo quindi al sezionamento e alla pulizia degli spicchi d'aglio. Carico tutto nel robot. Aggiungo una consistente dose di olio che servirà per creare un condimento omogeneo e aromaticamente uniforme. Preparo il fondo dei primi barattoli con attenzione e delicatezza verso un primo cucchiaio di condimento sul fondo. Poso delicatamente circa mezzo barattolo di chiodini e a questo punto do una seconda cucchiaiata di condimento. Rabbocco l'olio una seconda volta e con attenzione e gentilezza li mescolo delicatamente, cercando di amalgamarli il più possibile. Ora vado a riempire fino quasi al bordo i barattoli. Terza dose di condimento e anche l'ultima. Li rabbocco ancora di olio fin quasi a riempirlo, fin quasi. Aspettiamo ancora un attimo. L'olio in questo momento arriva qua, poco sotto il bordo filettato del tappo del barattolo. Ora prendo una forchetta. Usando la forchetta con le punte verso l'esterno, faccio una leggera pressione per fare in modo, ovviamente, che i funghi si comprimano leggermente, acquistino anche a livello visivo un senso di pienezza del barattolo. Dal punto di vista estetico è molto bello. E mi metto anche in condizione di prepararli a ospitare poi la fase di sterilizzazione finale. È fondamentale per la buona riuscita di tutto il processo di sterilizzazione, quindi di conserva, che nessuna minima parte di fungo emerga dall'ultimo strato di olio. Ecco perché li comprimo leggermente, per fare in modo che stiano anche più adagiati e più compatti tra di loro. A questo punto procedo con il rabbocco dell'olio fin quasi al bordo. Un saggio accorgimento prima di chiudere il barattolo è questo. Si chiamano pressini o presselli e servono a creare un leggero distanziamento tra il tappo e il contenuto. Con questo sistema ci garantiremo che i funghi rimangano sott'olio, si chiamano sott'olio perché si conservano sott'olio. Se il fungo emerge anche solo di un millimetro e minima parte dall'olio, quella parte che non è più sott'olio farà la muffa e a quel punto non buttiamo via il fungo. Buttiamo via il barattolo. Chiaro? Dopo aver messo il pressino o pressello, il barattolo lo posso chiudere, possibilmente con una buona energia. Il tappo chiaramente in questo momento fa ancora click clack. Dopo la sterilizzazione finale non lo farà più. Se lo fa, buttiamo via tutto. No, in questo caso
possiamo tranquillamente provare alla peggio a cambiare barattolo o coperchio, più probabilmente a risterilizzarlo. Questo è un bello scioglilingua, risterilizzarlo. Ok, porto quindi a ebollizione una grossa pentola d'acqua dove faremo bollire a bagnomaria i nostri barattoli, e per ottimizzare il mio tempo, mentre aspetto che l'acqua bolle e mentre aspetterò la successiva fase di sterilizzazione, inizio già a preparare il raccolto successivo. Da buon milanese devo ottimizzare e massimizzare al massimo i tempi. La produzione non deve mai fermarsi. Controllo la qualità. L'acqua bolle, quindi vado con la sterilizzazione. Timer a 15 minuti circa. E ovviamente mentre aspetto che passi questo quarto d'ora, proseguo la mia fase di ottimizzazione dei tempi e della produttività. Noi milanesi siamo veramente fanatici e anche un po' esauriti da questo bisogno ossessivo e compulsivo di non fermarci un attimo, ma poi tranquilli, impareremo a fare anche quello. Eccoli qua. Uno, due e tre. Questi tre barattoli all'origine erano una borsa piena di funghi. Dopotutto il trattamento che gli ho riservato sono diventati tre barattoli. Beh, questo è abbastanza grande e anche questo. Sono barattoli familiari, è difficile mangiarlo da solo un barattolo così, bisogna essere almeno in tre o quattro. Una volta aperto può anche restare in frigo chiuso, a condizione che l'olio sia sempre sopra ad ogni minima porzione di fungo. Fin quando i funghi rimangono sotto l'olio non ci sono particolari problemi di alcun genere e si conservano anche una volta aperti. Ovviamente è preferibile aprirli, lanciarli e finirli. Con questo è tutto e quindi vi lascio, perché da buon milanese ho tante, tantissime cose da fare qui in campeggio. C'è ancora un'ultima cosa da fare. Gli scarti dei funghi li restituisco al bosco. Questo è il raccolto 2021, per la gioia degli amici, dei fratelli, dei parenti a cui saranno destinati, perché chiaramente non posso apprezzarli tutti. Prima di gustarli consiglio di parcheggiarli al buio, attenzione, perché contengono olio di oliva e l'olio con la luce non va molto d'accordo. Li teniamo al buio, in un armadio, al fresco, a sedimentare, a prendere sapore, a impregnarsi degli aromi che abbiamo scelto di aggiungere. Tra un paio di mesi saranno pronti, il loro sapore sarà ottimale e in quel periodo sarà perfettamente occasione di festeggiare tutti insieme un buon Natale